è arrivato il momento dell'house tour. Ve l'ho fatto penare, anch'io l'ho penato, ma adesso incominciamo. Allora, prima cosa, finalmente ho trovato un utilizzo al mio acquisto inutile effettuato da Piacenza 2 anni fa. Ho una porta da reggere. Questo è l'ingresso. Qui ci tengo le giacche e le borse, ad esempio questa è quella della palestra, così ready to go. Documenti del motorino, perché devo lasciarlo fuori in quanto non ho un garage e quindi me li porto dietro perché ho paura che me li rubino dal sottosella. I caschi, che ne ho ben due per portare i miei amici quando vengono. Evviva! E poi qui voglio fare una cosa molto carina, che è tenere le mie borsette. Quindi questo è l'ingresso con panca e questo tavolino dove metto essenzialmente oggetti che utilizzo quando devo uscire, che scordo sempre, gli occhiali dimentico sempre. Qui poi si entra in salotto slash cucina e questo ovviamente è il mio ambiente preferito. Io sono in affitto e ho trovato questa casa grazie a una mia follower che mi ha scritto una mail mandandomi le foto di questa casa verso giugno-luglio. Io sono venuta, però avevo già deciso di prenderla perché me ne sono innamorata subito attraverso le foto. Soprattutto della cucina, che appunto è il mio ambiente preferito e dove posso finalmente sbizzarrirmi e portarvi le care vecchie ricette che causa Tugur di Piacenza non potevo portarvi. Ho un sacco di spazio, ma davvero tantissimo, c'è frigo, freezer enorme e poi tantissimo spazio per la dispensa, cioè ragazzi si sta parlando di ante su ante e io sono da sola, non riesco a riempirle. Questo che si alza così, guardate che carino. E poi, udite udite, ho la lavastoviglie. Cioè per me avere la lavastoviglie è qualcosa di incredibile, mi sento davvero royal. Wow. Finalmente finito il periodo del lave piatti a mano. Un fornello, che è un fornello. Non è quella cucinetta da studente fuori sede, ma è finalmente un fornello vero, una cucina. Qui altra dispensa. E fatemi sapere se volete vederlo, ma sto pensando di fare un video sulla mia dispensa, quindi se lo volete lasciatemi un commento e fatemelo sapere. Questo tavolo secondo me è bellissimo perché i miei proprietari sono dei ferramenta e quindi questo tavolo l'hanno fatto loro. È una botte di vino e intorno ci hanno messo questa banda per far sì che sia un tavolo. È molto particolare. È difficile da coprire, infatti adesso sto cercando le tovagliette perché mi hanno dato loro una tovaglia che ha cucito la padrona di casa, però se usi una tovaglia e poi la sporchi, poi devi lavare la tovaglia e non è molto comodo e pratico. Preferisco la tovaglietta, sciacqua lì e fatto. Guardate questa lampada, questa è una ruota di una bicicletta e loro ci hanno messo tutta la fascetta intorno delle luci e fa una luce sul tavolo pazzesca, fenomenale. Volevo far vedere questo, che è tipo il mio angolino motivazionale, che se vi ricordate avevo anche a Piacenza, ed è questo cuore di ferro che mi ha regalato la mia amica, non mi chiedete dove l'ho preso perché non avevo l'idea. E poi gli aggiungo tutti questi arzigogoli che sono delle cose che mi porto da anni, questo me le fece tipo un'amica di mia nonna quando avevo 5 anni e questa l'ha presa in Sicilia decenni fa. Qui ho il mio angolo piatti, che ora è molto triste perché è vuoto, sto aspettando il servizio di Villeroi che mi deve arrivare, che me lo porta mia mamma, e cercherò di riempirlo, ma comunque nel trasloco sono andati distrutti qualche piatto, qualche ciotola, sono rimasta con due piattine. L'essenziale. Cioè proprio, se viene una terza persona, no, tu non puoi mangiare con noi. Però c'è davvero tantissimo spazio, fatevi conto che lì c'è una ciotola e quello sarebbe il ripiano delle ciotole di Luna, cioè persino Luna ha il suo angolino. Finalmente ho un forno, quando sono arrivata a Piacenza era talmente sporco che non l'avevo neanche aperto, non mi sono neanche messa a pulirlo e invece qui gli inquilini che c'erano prima nemmeno l'avevano utilizzato. Finalmente ho un forno e ne utilizzo anche troppo. Secondo me alla prima bolletta della luce dirò va bene, ok, smettiamo di utilizzare il forno. Tutta la cucina è scontaminata, non c'è una fettina di glutine se non per l'angolo di Jimmy. Questo è l'angolino che ho dedicato a lei. Ancora nel sacchetto. No, no, è tutto insacchettato, risistemato, ripulito, però gli ho detto tesoro,
ti faccio una gentile concessione, ti lascio questo spazietto. E lui se l'è preso. Poi qui c'è l'angolo salotto, divano, relax. Questo è un divano letto utile per quando ospito i miei amici. Questa televisione non è mia, non sono così royal, la mia televisione l'avevate in Instagram, era una roba grande così. Questa era dentro l'appartamento e io l'ho accettato e grazie. Tutto questo è stato creato da loro ed è spazio per gli arzigogoli, gli accessori, le cosine. Come vedete io sono arrivata soltanto a questo ripiano perché ancora non ho abbastanza roba, cioè io quasi quasi mi sono resa conto che non ho abbastanza, devo creare, costruire, aumentare. E quindi qui ho messo un po' di cose che sono dei ricordi, dei regali, I love pizza, perché sì, questo è sempre da ricordare. E qui è dove passo la mia serata, solitamente dopo cena mi prendo, faccio una tazza di tè che bevo appoggiando sul mio tavolino da colazione a letto, però lo uso anche come tè dopo cena sul divano. Anche in questa casa, cioè devo essere davvero l'attrazione delle mensoline porta barattoli, perché c'erano queste due mensoline che io ho riempito di barattoli. Ripeto, a quanto pare non sono abbastanza pro perché non riesco a riempire la seconda mensolina. Quindi adesso dobbiamo aumentare i barattoli con i semi e le noci. Da qua si esce poi sul terrazzino, che ovviamente è un casino perché dovevo avere un angolo incasinato in casa, cioè ne abbiamo approfittato ora che era un po' tutto ordinato, però l'angolo incasinato c'è sempre. E adesso c'è un po' di seccume perché le piante, le piantine sono un po' secche e non sono state ancora, non è stata data l'acqua eccetera, però come vedete qui c'è tantissimo potenziale per mettere delle piantine, per creare il mio piccolo orticello. Mi piacerebbe tantissimo mettere qui i pomodori, la rucola e il rosmarino, cioè farlo crescere. Qui sopra la proprietaria aveva messo l'edera e io quando ho visto le foto questa era verde e rigogliosa ed era uno spettacolo fantastico, quindi se riuscirò nella mia permanenza qui cercherò di far vivere di nuovo questo giardino, perché io adoro le piante, ma soprattutto pensate io che raccolgo le caramelle direttamente da qui, cioè è proprio uno spettacolo. Da qui poi si passa e si va verso la camera da letto, passando prima per questo corridoio dove c'erano già appesi questi chiodini e io ho appeso dei quadri / quadretti motivazionali che mi porto dietro da tante case, da anni. Sono cose che mi rappresentano, cose che indosso, cioè io la mattina scendo, dopo vedete la camera, prendo la mia vestaglietta e sto in casa e mi fa sentire molto coccolosa. È una cosa che davvero, cioè, questa casa la sento proprio mia, come voglio vivere io. Anche dai colori, da tutto, proprio la sento mia. Già sono qui da 3 giorni, quindi penso sia un buon risultato. Anch'io la sento un po' mia. Questo è il bagno. Finalmente ho dello spazio. Finalmente ho una doccia dove posso davvero farmi una doccia decente. Quindi utilizzerò quella della palestra, sì, perché risparmio l'acqua e risparmio il riscaldamento, bisogna sempre pensare a una budget, però finalmente potrò farmela per bene anche a casa e farmela con calma, tranquilla. Ho una lavatrice che mi dice esattamente il programma che devo utilizzare, finalmente non devo andare a caso. Oh, guardate, questo è lo specchio più tamarro che esiste, aspetta. Tac! Cioè, questo è fenomenale, il LED dietro. Secondo me l'hanno messo loro. Sì, sì, l'hanno messo loro. Poi qui c'è il mio angolo beauty. Non pensavo di poterlo mai dire nella mia vita, ma è immenso. Cioè, questa scatola è piena di trucchi. Qui è tutto prodotti per la pelle, i capelli, i trucchi. Quindi se un giorno, non vi conviene, ma vorreste vedere il mio set oppure comunque i miei trucchi, posso pensare di farci un video, anche se però io sapete come sono fatta, no, non vi conviene. Ah, molto figo è quello che è per stendere, non l'ho ancora provato, vedremo, però così posso stendere per bene anche in inverno senza avere il trafferuglio, stendini in mezzo alla casa.
E finalmente, meno male perché ho la bocca asciutta, finalmente si arriva in camera da letto, che è divisa così. Sotto hanno fatto uno studiolo, cioè secondo me questa era una camera da letto, solo che poi per renderla più accattivante hanno soppalcato, messo il letto sopra e qui sotto hanno fatto studio armadio. Gli armadi ve li posso far vedere, non sono niente di che. Dentro non sono nemmeno tanto pieni perché mi deve ancora arrivare tutta la roba, quindi magari se volete vi farò vedere come ho organizzato il mio armadio, se riuscirò mai ad organizzarlo. Qua sotto la scala, molto figo, hanno ricavato questo spazio per scope, aspirapolvere e cose. Poi qui ho la mia scrivania dove lavorerò. Qui sto pensando, dipendentemente anche da quanti vestiti avrò, di tenere solo scarpe. Questo è un disegno che hanno fatto i proprietari di casa, fighissimo, questa è corteccia vera, bellissimo. Finalmente ho uno specchio, sono anni che chiedevo a mia mamma di procurarmi uno specchio, di avere in casa uno specchio, mai visto, mai sentito, finalmente ce l'ho già, così non devo chiedere niente. E poi si salgono le scale e si va in camera da letto, cioè a letto, e essenzialmente quassù c'è solo questo. Però il letto è figo perché è un letto a come si chiama? Contenitore. Ho messo queste scatole prese all'IKEA, non lo so sinceramente, le ho trovate qui in casa, e in queste scatole ci tengo il cambio stagione, quindi ancora più spazio, ho davvero tanto spazio, cioè rispetto all'antina che aveva a Piacenza qui non c'è paragone, infatti mi sto espandendo ovunque. E basta, questa è la mia casa, sono contenta di averla fatta vedere, anche perché così posso smettere di fare le stories inquadrando soltanto il mio volto. Tanti tanti video verranno fatti qui, questa è una location che si presta anche per i contenuti per voi e infatti sono felicissima e spero che il video vi sia piaciuto, in tanti me l'avete chiesto, per questo l'ho fatto. E noi ci vediamo al prossimo video, non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e commentare. Ciao!